Caffè Letterario al suo 23° appuntamento e presento oggi il mio libro Viaggio critico nel mistero, con un sottotitolo che spiega anche un po' il contenuto fra cattedrali gotiche, templari e massoneria. Il libro prende spunto dalla improvvisa nascita delle cattedrali gotiche, che sono sorte in Francia in un lasso di tempo molto breve, che è diciamo il XII secolo, e che ha comportato una rottura non solo di tipo architettonico ma anche di tipo spirituale. Cioè, mentre la cattedrale romanica è massiccia, buia, sviluppata in senso orizzontale, la cattedrale gotica si sviluppa verticalmente ed è piena di luce. Ci sono tutta una serie di implicazioni anche teologiche in questa rottura con il passato. E mi sono sempre domandato che cosa ha comportato questa rottura. E se uno va a vedere, quel periodo ha visto due grandi protagonisti. Anzitutto i templari che sono sorti, è vero, in Terra Santa, ma erano tutti francesi, il loro quartier generale era a Parigi. E anche i secondi protagonisti erano i liberi muratori medievali, che molti associano anche alla massoneria moderna. Quindi questa contestualità temporanea e geografica, temporale e geografica, mi ha affascinato moltissimo, e non affascina solo me, affascina anche un grande filone letterario che chiamo pseudo-storico ed esoterico, perché chiaramente sia i liberi muratori medievali che i templari vengono associati spesso, diciamo, a un'aura di mistero, e cerco, diciamo, di approfondire questi argomenti.